Un'indagine tra gli alunni delle scuole superiori per capire come viene percepito e vissuto il problema della disabilità. Nel mese di novembre, ad un campione di 1.500 ragazzi, dalla prima alla quinta, che frequentano gli istituti superiori, verrà consegnato un questionario di una trentina di domande. A promuoverlo il CUI, il Centro Diurno per Disabili, la Provincia di Prato, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze, la Società della Salute, il CESVOT e gli amici del CUI. Con il progetto Conoscere per capire. Riteniamo che la conoscenza sia uno strumento fondamentale per sconfiggere la paura del diverso. Si ha paura di quello che non si conosce e l'atteggiamento nei confronti del disabile è sempre molto ambiguo. Gli alunni disabili a Prato al 26 novembre 2017 sono, secondo l'Ufficio regionale scolastico, 1027, senza considerare quelli che non sono stati certificati perché le famiglie si vergognano. Ricerca che punta a vedere qual è l'opinione e i valori, gli atteggiamenti dei ragazzi delle scuole superiori, degli studenti delle scuole superiori sul tema della disabilità, a partire da quanto sono coinvolti rispetto a questo tema. Il questionario verrà presentato dalle ragazze del servizio civile e verrà compilato in modo anonimo in aula. Per noi è molto importante aderire a questo tipo di iniziative e siamo veramente molto contenti che da questa rilevazione possiamo ottenere dei risultati utili per lavorare ancora di più sull'aspetto inclusivo. L'indagine è patrocinata dalla provincia di Prato. Ma non basta fare interventi, bisogna fare anche educazione e far conoscere questi temi appunto nei ragazzi delle scuole superiori perché questi percorsi possano essere sempre più facilitati.